Luca Effetto Cinema Notte, abbiamo sentito di musica, musical, abbiamo sentito di film di guerra, scene di film di fantascienza, commedie, tutti i generi, però c'è un film, un'opera bellissima che è stata affrontata anche più volte al cinema, un capolavoro della letteratura, che risponde al nome di Il Grande Gatsby. Siamo qui con il regista di questa, possiamo chiamarla riduzione, ma non è riduttivo perché sarà una vera scena, messa in scena bellissima, e allora io lo faccio presentare. Claudio De Colotto, regista, di nome di fatto. Beh, su quest'opera di, hai detto bene, è una riduzione, un concentrato, perché questo film sarebbe impossibile. In 10 minuti abbiamo portato in scena la scena forse più, il core del film, quella più drammatica. E nella regia ho cercato di sfruttare al massimo quello che è la potenzialità di questo set, nel senso essere la prossimità al pubblico. Avendo il pubblico molto vicino a noi, mi ha permesso di fare una regia di tipo cinematografico e non teatrale. Quindi sono stato molto rigoroso nel richiedere ai miei attori una recitazione cinematografica e non teatrale, perché le sfumature, le intenzioni, il sussurrare, il parlare, il guardarsi è una cosa che il pubblico potrà apprezzare perché ha un metro di distanza dagli attori. Quindi questo mi ha permesso un esercizio stilistico su questo tipo di pièce che altrimenti si sarebbe persa se in una produzione teatrale. Quindi è stato un esperimento molto divertente, i ragazzi sono stati molto bravi, li ho un po' tormentati perché sono molto esigenti, ma stasera per chi avrà la fortuna di esserci si accorgerà del risultato che avrò di questo. Ecco, diciamo che giustamente hai sottolineato che è stata una performance, e sarà una performance molto intima, c'è anche un numero chiuso, c'è stato per questa performance richiesto apposta per dare il massimo, quindi dove si tiene? Al Hotel Universo, quindi di fronte proprio a Virginia, un hotel per Lucca storico, e l'ambientazione ricrea similmente quello che è l'Hotel Plaza, dove avviene la scena del film, quindi questa stanza di hotel dove negli anni 20-30 i benestanti amavano prenotare una suite per andare a passare un pomeriggio di divertimento, a bere un whisky, a fare due chiacchiere, e in questa scena, proprio nel film, avviene in questo momento un'alchimia drammatica tra i personaggi, quindi si consuma una specie di piccolo dramma interiore che è appunto il del film. Quindi all'Hotel Universo ricreiamo questa scena e ringraziamo l'Hotel Universo perché comunque l'ambientazione è fresca e assolutamente ci fa calare nei personaggi, rigorosi anche dal punto di vista dei costumi, quindi tutti i costumi anni 30, una bella coreografia di ballo all'inizio che dura il pubblico alla scena principale, quindi sarà un bel percorso da vivere insieme. Benissimo, allora noi ringraziamo il regista Claudio De Colotto, in bocca al lupo naturalmente. Buonasera. Il Grande Gatsby e i protagonisti del Grande Gatsby, ovvero Gatsby, Tom e Daisy, sono rappresentati qui dagli attori Nicola, Cataldo e Vania. Anzi, Vania, Cataldo e Nicola, giustamente devo partire prima dalle signorine. Che, Tom, se non sbaglio, Daisy e quindi Gatsby. Però io partirei da Daisy. Come è stato, insomma, catturare lo spirito di questo personaggio conteso, amato e preteso, diciamo, anche da questi uomini? Non è stato facile, anche perché la scena che noi andiamo a rappresentare è proprio la scena finale in cui c'è un po' la resa dei conti, insomma, nel senso si parte con l'intento di liberarsi da una situazione pesante che detesta, e invece si ritrova che in questa situazione c'è troppo imbrigliata ormai, e scopre che la persona di cui si è innamorata alla fine non è quella che lei aveva idealizzato, e di conseguenza torna a sé passi. Insomma, ci sono tanti passaggi emotivi per lei in questa scena. Emotivamente è davvero difficile, più che di battute, perché in realtà è un personaggio, cioè la scena madre la fanno più loro due, litigando e discutendo fra loro, lei è nel mezzo a questa specie di ring dove si palleggiano questa donna così amata e desiderata da entrambi i lati, e lei in mezzo a questo litigio, questa discussione, passa da stati emotivi di felicità o comunque sia di desiderio di cambiare una vita, la sua vita, e allo stesso tempo però poi di impossibilità nel farlo, comunque di dubbio, timore, fragilità immensa proprio. Non è facile renderla in 10 minuti, tutto questo livello, cioè tutta una maturazione che avviene nell'arco di un film che dura 1 ora e mezza, quindi
insomma, bel impegno. È un bel impegno e una bella sfida, come credo entrare anche nei panni di Tom, che è un personaggio complesso, perché molto diverso da quello che potrebbe sembrare il classico superficiale come viene presentato all'inizio. Come hai vissuto questo personaggio? Intanto, partendo da quello che secondo me è il carattere della storia di Esby, dal romanzo ai due adattamenti cinematografici, noi insieme a Claudio Piccolotto abbiamo cercato di fare una sintesi tra il romanzo e le due versioni celebri del cinema. È un personaggio che fa sentire questa differenza sociale, si respira in tutta la scena, così come nel film, questa tensione di classi sociali diverse, la classe sociale di Tom e di Daisy più alta, più elevata, e invece una classe sociale che sta emergendo da un certo punto di vista con la modernità, che è quella che in qualche modo impersona Gatsby. Questo confronto, questo conflitto è il centro della vicenda e della scena, per cui Tom appare in tutta la sua superiorità, strapotenza, glacialità, freddezza a contendere l'amore di Daisy attraverso questa sfida continua contro Gatsby, che in qualche modo rappresenta il nuovo che avanza e i tempi moderni. È vero. Gatsby quindi, l'uomo che è anche, insomma, il self-made man quasi, no? Che compare dal nulla, però che viene forse tradito dalla sua troppa passionalità che aveva un po' trattenuto. Quanto è difficile interpretare una scena del genere dove i sentimenti strabordano? È difficile. Questo è Gatsby, ma è la storia di Gatsby come è la storia di tutti gli uomini che vogliono pensare a un cambiamento e che attraversano un periodo storico in cui le cose stanno cambiando. Per cui Gatsby rappresenta tutti noi, noi che vogliamo fare qualcosa di diverso, che vogliamo più anche democrazia e meritocrazia, perché questo è, lui è un self-made man che non si sposa con Daisy semplicemente perché è povero e poi riesce in un modo o in un altro all'illusione di raggiungere quella classe sociale che invece è rappresentata da loro due, che poi in qualche modo lo espelle. È una bella storia perché lui appunto ha sì, una maschera di fanfarone, di uomo sicuro, ma in verità è una persona molto fragile perché vuole vivere un mondo che non è ancora maturo per accettarlo e quindi non è ancora il suo mondo, non è ancora il suo mondo. Questa è la storia tragica di Gatsby, quindi è un personaggio simpatico a cui il pubblico vuole bene perché tifa per me e non tifa per Tom Cataldo Russo, questo sia chiaro, no? È lampante questo fatto. E tuttavia finisce insomma una piccola fregatura per chi non lo sapesse, ma insomma è così. È colpa mia. Quindi è una bella storia, è proprio una bella storia. Noi ci siamo divertiti innanzitutto e abbiamo accettato volentieri di farlo perché abbiamo vissuto questo grande entusiasmo che si sta vivendo in questo evento così bello della nostra città, e quindi Vania è venuta da Roma a fare le prove, abbiamo fatto una prova in streaming con io e Cataldo a Lucca e Vania a Roma, ovviamente non proprio tutto perché non potevamo toccarci, ma ci vedevamo e ci sentivamo, per cui direi che ci abbiamo tenuto molto. Penso che sia un bel risultato. Stasera chi ci vedrà poi ce lo dirà. Molto bene, e allora io direi a questo punto che non resta che fare l'ultimissimo saluto e invito agli spettatori che arriveranno qui a Lucca Effetto Cinema Notte. Vania, vuoi salutare dunque gli spettatori? Vi aspettiamo numerosissimi all'Hotel Universo a partire dalle 20:20. Dice che è sold out, però insomma voi venite lo stesso, magari qualche posto libero ce l'hai rimasto, vi aspettiamo. E non è detto che tutto il pubblico ti farà solo per Gatsby. Appunto. Sarà così senz'altro, sarà così.